L'attore 74enne nato a Riga è diventato una star della scena del balletto nella New York degli anni 70. La regina consorte Camilla ha lasciato umiliato un leggendario ballerino e star di Sex and the City dopo avergli conferito il più alto riconoscimento della Royal Academy of Dance mercoledì. Mikhail Baryshnikov, che ha interpretato l'interesse amoroso di Carrie Bradshaw, Alexander Petrovsky nello show della HBO, ha ricevuto il Queen Elizabeth II Coronation Award per il suo contributo all'industria della danza. Baryshnikov è nato a Riga. In Lettonia, nel 1948, quando faceva parte dell'Unione Sovietica, dopo aver inizialmente studiato danza classica nella sua città natale nel 1960, 4 anni dopo si è trasferito a Leningrado, unendosi al Kirov Ballet. Tuttavia, durante una tournée con il Bolshoi Ballet a Toronto nel 1974, ha disertato in Canada e ha chiesto asilo politico in Canada. Ben presto si trasferì negli Stati Uniti e si affermò con l' American Ballet Theatre e il New York City Ballet. Prima di consegnare il premio a Baryshnikov, la regina consorte lo ha descritto come un onore. Scherzando sul fatto che non c'era nessun altro che lo meritasse di più. Ha detto: "È un grande onore poterti assegnare il premio, nessuno lo merita di più". I precedenti vincitori del premio hanno incluso Rudolf Nureyev, anche gli disertato dall'URSS, e il ballerino cubano Carlos Acosta, direttore artistico del Birmingham Royal Ballet. Dopo aver ricevuto il premio, Baryshnikov ha descritto la gioia che la danza gli aveva dato fin dalla tenera età. Ha detto: "Non ho davvero parole per spiegare come mi sento in questo momento, ma forse posso provare a mettere le mie emozioni in prospettiva. Fin dai primissimi anni, la danza è stata il mio mentore, la mia maestra e la mia migliore amica. Ha portato grande gioia, non è mai stato un peso, non ha mai deluso. È stata una conversazione inespressa con il mondo e mi sento fortunato ad averla trovata".